Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere un tipo di esercizio estremamente semplice ma anche utile. Nel Cali siamo abituati a muoverci sugli angoli, quindi sul lato destro, sul lato sinistro, siamo abituati a utilizzare il triangolo femmina, il triangolo maschio e altri tipi di spostamenti laterali, ma ci sono anche tantissimi spostamenti che hanno un'importanza fondamentale che si eseguono sulla linea, quindi avanti e indietro. E l'esercizio odierno si basa proprio sulla linea. Abbiamo una palla fatta con carta scotch attaccata al soffitto con un semplice elastico, strumento che potete creare a casa in qualsiasi modo, molto semplicemente. La ruota che simula il corpo, la testa dell'avversario, se non ce l'avete fa niente, potete colpire a vuoto, è la stessa identica cosa, certo, avere un bersaglio vi aiuta, però non è essenziale per la riuscita dell'esercizio. Cosa vado a fare? Vado a trattare l'argomento della ritirata, quindi un attacco dell'avversario ad arco nel quale non mi sposterò né a destra né a sinistra, quindi non utilizzerò gli angoli, ma semplicemente mi ritirerò all'indietro per evitarlo. Ci sono vari modi per ritirarmi, quindi qua mi si potrebbe contestare, dice ma puoi tirarti indietro così, colì, ok, no, oggi trattiamo semplicemente il passo indietro con la gamba, quindi andare indietro con la gamba per allungare la distanza tra me e il mio avversario, in modo poi da ritornare nella posizione originale una volta finito l'attacco dell'avversario e contrattaccare io, andare a finalizzare. Lancio la palla in avanti in modo che oscilli e torni indietro per colpirmi. Lo spostamento indietro lo faccio quando la palla arriva a finire la sua corsa, quindi quando inizia la rincorsa verso di me. Non prima, non dopo, non devo arrivare qua, semplicemente la faccio oscillare e quando vedo che sta per tornare torno indietro e inizio a seguirla con la gamba. Quindi 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Insomma, la palla è un po' come se fosse non solo la mano dell'avversario, ma il mio insegnante che mi dà il ritmo. Non c'è il mio insegnante in palestra in questo momento, c'è la palla che mi dà il ritmo. Ok? Quando torno in avanti, quindi quando torno nella posizione di partenza, quindi trovo la mia finestra d'attacco per andare sull'avversario, per rispondere. Lo attacco con un angolo 1 e un angolo 2 in sequenza, quindi così via, fin quando la palla non si ferma. Questo tipo di esercizio è molto utile perché vi insegna a realizzare il controllo delle distanze tra voi e il vostro obiettivo, il che è una parte fondamentale del calcio. Quindi sapere quando è il momento di ritirarsi e quando ho la finestra giusta per attaccare. Praticamente stiamo trattando uno dei principi fondamentali di questa disciplina. Ovviamente potete mettere un sacco di varianti, potete cambiare la combinazione, potete anche decidere di colpire voi la palla, quindi come se fosse una mano. Vado a invalidare la mano dell'avversario e poi eseguo l'esercizio. Posso colpirla quando torna indietro, quindi la porto in avanti, vado indietro, avanti, indietro e colpisco. Insomma, potete mettere un sacco di varianti che, bene o male, simulano, non dico con piena efficacia, però simulano il combattimento nel loro massimo delle capacità in quanto oggetti, ok? E per un allenamento casalingo vanno
più che bene, ma anche in palestra sono esercizi che vengono molto utilizzati. Bugare, grazie a tutti.